Tu è possibile che ogni volta ti comporti come se avessi 15 anni? Ma è possibile che questa cosa? Mi sto godendo la mia età. Ma che sei da una 30 al tuo futuro, bello? Mi vedete? Tutta disordinata e trasandata. In genere sono molto più carina. A ridurmi così sono state le bugie che mi hanno mangiata viva. Sembra facile vivere la vita. Ripeto, sono carina. Eccomi qui. Anche io trasandato, ma spero ugualmente bello. Oddio, bello. Facciamo che sono un tipo, va. Un tipo di bello. Beh, anche io sono stato rovinato da una serie di cose come l'orgoglio, la paura di affrontare la realtà, di mettere in pratica ciò che il cuore mi suggeriva. Fosse una cosa facile. Ah, sta sigaretta. Piuttosto che dirglielo, non ce la faccio più, lasciamoci! Preferisco stare zitta. Lo fisso con apparente sentimento. Continuo a fare l'amore con lui. Che fosse almeno in grado. Ma come faccio a lasciarlo? Dopo 5 anni! Andiamo, sarebbe una stupidata. Ormai far l'amore con lei è un nave, né amori né sapori. Fingo di brutto. Non che lei sia malfatta, anzi. Se siamo stati fidanzati, cioè, no, aspetta, siamo fidanzati? No, ecco, se siamo fidanzati, vuol dire che lei è bella. Altrimenti col cavolo che mi ci mettevo. Il problema sta nell'armonia. È sempre problemi di qua, problemi di là. Andiamo a ballare, usciamo e facciamo questo, facciamo quell'altro. Oh, ma si può stare una vita a fare cose da 17 anni? Io mi devo cercare un lavoro. È un vecchio! Non è più l'uomo scanzonato che conoscevo. E sono senza lavoro, non so come fare. Stasera stiamo a casa, domani pure, voglio dormire. Sempre problemi per questo lavoro, lavoro. Mai una sera senza pensare a nulla. Sempre in casa a poltrire. Ma posso sprecare la mia vita con uno così moscio? Mica come lui. Lui sì che mi fa star bene. Ma fatti l'amante, scopa, tradiscimi, almeno trovo il pretesto. Ma no, è troppo pura per fare una cosa simile. Che sia io lo stronzo. Ma no, io alla fine non è che la tradisco. Mi incontro con delle amiche, chiamiamole così, e non le dico nulla. È meglio parlare al 50% al proprio partner. Io voglio vitalità. Mica si può stare una vita sempre mosci. Odio l'abitudine. Fino a 70 anni con questo. Solo il pensiero mi fa svenire. Intanto cosa devo fare? Se siamo stati finora insieme, un motivo ci sarà. E lo dobbiamo rispettare per rispettare noi stessi. Almeno io credo sia così. E poi è innamorato. Me lo avrebbe detto se ci fosse stato qualcosa di negativo. Anzi, me lo deve dire. Una delle cose che ci siamo detti all'inizio della nostra relazione è stata proprio questa. Dobbiamo dirci tutto, ma tutto! Se mi nasconde qualcosa lo sputtano. Io parlo, la lascio, la odio, non mi piace più. Il problema non è mica farlo capire a lei. Ma chi glielo dice a suo padre? Quello mi ammazza. È capace di farla mettere incinta e dire in giro che sono stato io. E che faccio? Potrei mettere in giro la voce che mi picchia. Che abusa di me senza il mio consenso. Potrei contattare anche le Iene. Sì, è una valida scusa. Ma che vado a pensare? Ma finiamola! E appunto, finiamola! Finiamola di cosa? Di parlare attraverso la mente come facciamo sempre. Perché non parliamo noi due, come non abbiamo mai fatto? No, mai. Almeno non per adesso. No. Senti, è un giafazzucchio. Calcola che tra poco avrò il mio addio al celibato. Tu avrai il tuo addio al nubilato. Domani ci sarà la cerimonia ed entrambi diremo sì, ne sono più che sicuro. E dopodiché?
Trovate un avvocato. Perché? Perché voglio gli alimenti.